Roberto ci racconta. Penso che una persona che può viaggiare lo fa senza problemi. Io invece ho deciso, per questo momento della mia vita, di restare fermo e programmare bene la mia partenza, perché per troppo tempo ho viaggiato senza sapere dove andavo. La mia era una fuga continua, non era un viaggio. La mia vita ha visto una rapida discesa nel momento in cui ho iniziato ad usare le sostanze. Per me erano diventate le cose più importanti. Avendo l'eroina, era come se avessi una famiglia, una fidanzata, degli amici. A me bastava lei, mi bastava l'eroina. C'ero io e lei, e per me il quadro era completo. La sostanza mi riempiva la giornata. Dovevo procurarmela e usarla, e piano piano si mangiava ogni mio aspetto della vita da persona normale. Dove i minuti diventano ore, le ore diventano giorni, i giorni diventano mesi, fino a quando non mi sono accorto di avere letteralmente buttato via la mia vita senza fare nulla. Ti droghi e basta. Conta solo quello, il resto non ti interessa. Poi un giorno qualcosa è cambiato. Non mi ricordo nemmeno il momento esatto, so soltanto che non potevo più continuare così. Da allora ho cercato di superare la mia dipendenza e provare a sconfiggerla. Ho perso molte battaglie, ho fatto molte ricadute nella droga, ma ancora oggi, ora, non mi do per vinto. Sono entrato in comunità perché sapevo che la comunità poteva darmi un rifugio e un aiuto concreto per allontanarmi dalle sostanze. Ora sono qui, sono in un posto dove ci sono altre persone che hanno avuto i miei stessi problemi e proviamo insieme ad aiutarci a vicenda. Ed è proprio qui che finalmente sto iniziando a programmare il mio viaggio. Un viaggio che spero mi porterà alla serenità vera.